Buongiorno a tutti, iniziamo la seduta straordinaria del Question Time. Iniziamo appunto con l'interrogazione oggetto numero 70 del consigliere Rometti rivolto all'assessore Cecchini. Intendimenti della Giunta regionale a tutela e salvaguardia dei beni culturali e delle chiese minori nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e per la permanenza dei beni stessi all'interno del territorio di appartenenza. Ricordo a tutti il rispetto dei tempi perché veramente non possiamo transigere rispetto alla tempistica che abbiamo. Grazie. È un argomento questo che fu già oggetto della discussione che facemmo il 13 settembre nella risoluzione che il 13 settembre l'Assemblea legislativa fece, citando appunto nell'ambito di questa risoluzione questo argomento che riguarda una particolare attenzione, una tutela, una salvaguardia che dobbiamo avere oltre che per i beni culturali più importanti che esistono nel territorio oggetto del terremoto, nella Val Nerina, quindi la Basilica, la Chiesa di San Benedetto, la Basilica di Norcia e quant'altro, anche di un patrimonio culturale non minore ma diffuso. Pensiamo a 71 chiese solo nel comune di Norcia, 120 nella Val Nerina, torri, eremi, un patrimonio che naturalmente è stato lesionato dal terremoto e che purtroppo per condizioni oggettive, in un giudizio comunque positivo di quella che è stata la risposta all'emergenza, per condizioni oggettive non ha avuto la possibilità di essere oggetto di messa in sicurezza, di opere provvisionali, gli agenti atmosferici continuano a produrre magari un degrado su quelli che sono gli arredi, gli affreschi, le opere che in questi beni sono chiaramente allocate. Quindi l'interrogazione è volta a, sapendo che chiaramente questo è un argomento comunque di competenza della sovrintendenza, quindi del Ministero dei Beni Culturali, di in qualche modo chiedere alla Giunta regionale di farsi sollecitatrice, promotrice di un'azione che sia finalizzata a mettere in sicurezza una più larga parte di questo patrimonio diffuso e anche a far sì che nel momento in cui questo verrà restaurato e recuperato ritorni nel territorio. Questo è un tasto sensibile, altre volte non è successo così e quindi i cittadini della Val Nerina sono molto sensibili a questo. E peraltro è anche questo un fatto motivabile con l'obiettivo che vogliamo dare alla rinascita e al recupero dell'attrattività culturale e turistica di questi territori. Assessore Cecchini. Sì, ma come diceva il consigliere Rometti, la competenza in queste tematiche è del Ministero dei Beni Culturali, che naturalmente esercita la propria funzione attraverso il lavoro del personale, dei dirigenti delle soprintendenze, con l'ausilio dei vigili del fuoco e del nucleo tutela patrimonio artistico dei carabinieri. È un insieme di persone che ha fatto un lavoro egregio in questi mesi mettendo in sicurezza la gran parte del patrimonio artistico e che oggi è allocato all'interno del magazzino del Santo Chiodo di Spoleto, luogo realizzato proprio con i fondi del terremoto precedente per poter dare ospitalità in caso di sisma alle diverse opere danneggiate. Questo anche per il fatto che il magazzino di Norcia della soprintendenza è reso inagibile a causa del terremoto e quindi mano a mano tutti quanti gli oggetti preziosi, quadri, dipinti e quello che ha valore ritrovato all'interno delle chiese o anche dei musei è stato trasferito al Santo Chiodo, laddove tra l'altro in collaborazione anche qui con la soprintendenza, il Ministero e le migliori tecniche e competenze a disposizione procederà anche mano a mano al restauro. Nel frattempo, al di là dei processi in corso che vedranno l'utilizzo dei fondi per la ricostruzione per quanto riguarda naturalmente le chiese o i monumenti più importanti, c'è tutto un patrimonio di piccoli monumenti o di piccole chiese che non hanno valore minore perché alla parte artistica e culturale corrisponde anche quella
quella parte che lega i cittadini ai connotati più veri di una comunità. Spesso le piccole chiese rappresentano anche uno dei simboli, degli elementi di identità di un territorio, anche a prescindere dal valore culturale. Su questo versante, per mettere in sicurezza e per cercare appunto di agire velocemente, naturalmente si è agito il MIBACT utilizzando l'articolo 15 del decreto legge 229, che prevedeva fondi per il pronto intervento. In questi giorni gli uffici regionali, assieme alla soprintendenza, stanno presentando un emendamento al decreto legge 229 per poter far sì che quelle somme siano utilizzate anche per progetti di pronto intervento a finire, e questo starebbe a significare la possibilità di mettere in sicurezza una bella quantità piccole, medie chiese che appunto sono presenti nel territorio. Naturalmente non si esaurisce qui il lavoro, neanche della messa in sicurezza dei beni culturali, perché alcuni rimangono ancora sotto le macerie, quindi ci sarà bisogno del lavoro che sta andando avanti. E la verità è che in questi giorni la Regione e la Soprintendenza stanno, e il Ministero dei Beni Culturali, hanno organizzato una bellissima mostra che aprirà al pubblico il 9 di aprile, Tesori della Valnerina, all'interno Assessore della Rocca Tempo, di Spoleto, dove poter anche dar conto del fatto che, mentre si recupera e si cura quello che è stato danneggiato, l'Umbria continua ad avere una quantità incredibile di risorse e di beni culturali da mettere a disposizione del mondo e anche dei turisti. Grazie. Prego, consigliere Rometti, per la replica. L'interrogazione risale a 2 mesi fa, quindi evidentemente le cose che diceva l'assessore sono anche il frutto di un lavoro più recente che sta andando avanti, e quindi da questo punto di vista sono soddisfatto della risposta e auspico che si continui, diciamo, con un lavoro intenso in questa direzione. Grazie, passiamo adesso all'oggetto 77, è un'interrogazione che presenta il consigliere Ricci all'assessore Bartolini, piano di razionalizzazione delle società partecipate, modalità e tempi di attuazione, informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea legislativa. Il tema è quello della razionalizzazione delle società partecipate, che vedono un quadro evolutivo dal punto di vista normativo e anche recenti indicazioni collaborative della Corte dei Conti. Secondo peraltro l'ultimo rapporto della Corte dei Conti, le società partecipate dalla Regione Umbria fra partecipazioni dirette, indirette e anche, per la verità, vi sono società partecipate non dichiarate, assommano a circa 57. Alcune di queste, peraltro, sono già oggetto di dismissione e o liquidazione. Certamente questo dato, 57 società fra partecipazioni dirette, indirette e non dichiarate, enuclea un livello di attenzione importante che la Regione Umbria deve mettere su questo tema. Nel rendiconto di bilancio 2014, che è l'ultimo dato disponibile, erano citate in 28 milioni di euro le risorse erogate a compensazione o comunque sostegno delle stesse società partecipate, e anche la stessa Corte dei Conti, nel quadro del giudizio di parificazione dell'anno 2015, citava le parole sprechi e inefficienze a cui porre rimedio. Per questo riteniamo utile questa interrogazione presentata con atto 991, tesa a capire i tempi e le modalità per un piano di razionalizzazione che si ritiene importante e urgente per l'Umbria, e anzi è da ritenersi probabilmente un atto fondamentale dell'intera 10ª legislatura consiliare. Grazie. Grazie. Prego, assessore Bartolini. Allora, come ho già avuto modo di rappresentare nella prima commissione, dove c'è stata circa 2 settimane fa una
commissione dedicata anche a questo argomento. Innanzitutto stiamo attendendo la definizione del correttivo Almadia, che proprio adesso in questo momento la conferenza regioni mi hanno detto che si stanno prendendo gli ultimi accorgimenti tra la commissione mista, tra il sottosegretario Rughetti e i rappresentanti della conferenza regioni. E quindi noi naturalmente attendiamo la definizione del correttivo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato e ha dichiarato l'illegittimità della legge delega. Comunque, sempre come rappresentato in Commissione, stiamo predisponendo una delibera di governance che nelle prossime settimane presenterò alla Giunta regionale per poi portarla in Consiglio. E naturalmente non appena il tutto verrà rivisitato, perché bisogna tenerne conto, con il decreto correttivo del Madia. Grazie Assessore. Prego Consigliere Ricci per la replica. Grazie Signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Prendo atto degli impegni dell'Assessore regionale con delega e utilizzo questo momento di replica per sottolineare come mi auguro che il correttivo normativo giunga in tempi rapidi e soprattutto che in tempi rapidi si possa diminuire questo numero di ben 57 società partecipate che determinano sprechi, inefficienze e impegni del bilancio della Regione per almeno 28 milioni di euro, perché in questo momento l'aggregazione delle stesse società partecipate, la loro migliore efficacia, efficienza, è un elemento che deve essere prioritario della decima legislatura del Consiglio regionale dell'Umbria e per la verità le politiche di razionalizzazione e diminuzione della spesa corrente riguardano anche il nostro Stato, se si pensa che il nostro Paese ha ben 827 miliardi di euro di spesa pubblica annuale e solo riducendo e ottimizzando questa cifra che si possono determinare le risorse utili da poi investire nel quadro degli investimenti pubblici in termini di infrastruttura, sostegno alle imprese e al lavoro e anche politiche di ottimizzazione e diminuzione delle tasse. Grazie. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 78. A presentare l'interrogazione il consigliere Smacchi ed è rivolto all'assessore Cecchini. Necessità che il ripopolamento di Trote venga previsto anche per i fiumi delle zone dell'Alto Chiascio. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Grazie Presidente, buongiorno ai colleghi consiglieri, all'assessore Cecchini. Allora, parliamo del mancato ripopolamento delle Trote nei fiumi dell'Alto Chiascio, fra i quali dividerei il fiume torrente Chiascio e Assino rispetto al fiume Sentino. Allora, è da due anni, Assessore, che da quando le competenze sono passate alla Regione che non si effettua più il ripopolamento su questi fiumi. Le ricordo che il fiume Chiascio è il secondo fiume per, quantomeno per capienza d'acqua, dopo il fiume Tevere, e le ricordo che c'è tutto un territorio e associazioni di pescatori che sono in subbuglio per questa problematica. Molti non hanno neanche rinnovato i tesserini. Fino al 2015, come dicevo, venivano rilasciati circa 3 quintali di trote nel fiume Chiascio, in particolare nella zona di Branca, e un quintale nel fiume Assino, con riferimento alla zona di Mocaiana. Le dico questo perché parliamo di acque privilegiate, nel senso che sono acque di categoria A, parliamo di tutta una serie di indotto anche di pescatori che venivano da altre regioni come quelli delle Marche che oggi non hanno più interesse a venire nel nostro territorio. Perché ho diviso il fiume Chiascio dal fiume Sentino? Perché invece con riferimento al fiume Sentino siamo di fronte ad una situazione diversa. Quello è un fiume sempre con acque pregiate di categoria A ed è l'unico fiume umbrio che sbocca nell'Adriatico, mentre tutti gli altri fiumi vanno nel Tirreno.
In questo caso però i pescatori della zona non vogliono il ripopolamento, ma si stanno adoperando, e lei ne ha conoscenza, per la realizzazione di un incubatoio di valle dove cercare di conservare la trota mediterranea all'interno del parco del Monte Cucco. Allora io credo che sono due esigenze ben distinte: da un lato quello della conservazione e la riproduzione della trota autoctona mediterranea, dall'altro il ripopolamento per dare la possibilità ai pescatori di poter continuare a svolgere la propria passione. Grazie. Prego, Assessore Cecchini. Sì, ma il tema è molto più delicato ed importante di quello che potremmo immaginare, dal momento che comunque come Regione, come istituzioni, siamo tenuti a rispettare le direttive europee che attraverso la direttiva Habitat appunto da tempo chiedono alle Regioni di farsi carico che attraverso i ripopolamenti non si mette in discussione la presenza delle nostre specie autoctone, tant'è vero che queste direttive impongono il non ripopolamento con pesce con specie alloctone. Nel passato le competenze erano della provincia, da dicembre 2015, quindi dall'inizio 2016 la competenza è arrivata in regione. Non è che c'è chi è buono e chi era cattivo, semplicemente come regione ci stiamo sforzando di aderire a quelli che sono gli adempimenti, anche per non incorrere il rischio di andare sotto infrazione, dal momento che per quanto riguarda la trota la direttiva impedisce di fare ripopolamenti con trota fario ceppo atlantico, e fin qui la provincia le faceva sempre con trota fario ceppo atlantico, anche se aveva avviato a Terria l'avvio della sperimentazione per per avviare attraverso un ceppo originario la produzione di trota fario ceppo mediterraneo. Tant'è vero che poi l'impianto di Terria è stato chiuso e come regione abbiamo preso e potenziato l'impianto di Borgo Cerreto, all'interno del quale vengono prodotte trote appunto selezionate ceppo mediterraneo, che naturalmente in prima battuta non soddisfano il fabbisogno di tutta la regione. Per questo, attraverso anche il lavoro con la consulta ittica all'interno della quale partecipano i rappresentanti degli ambientalisti, di ARPA, dell'università e anche dei pescatori, sono stati individuati i siti dove rilasciare le trote. Naturalmente laddove c'è maggior pregio è maggiormente sconsigliato il rilascio di trote e quindi di esemplari grandi, anche perché mettono in discussione la piccola fauna e piccoli pesciolini anche di altre specie non trote che in questi fiumi, corsi d'acqua ci Assessore, sono tempo. E che vanno Grazie. Garantiti. Naturalmente il nostro impegno è per far sì che attraverso il lavoro di Borgo Cerreto e attraverso un costante rapporto con i territori, anche quelli comuni della fascia appenninica che hanno progetti importanti, si possa in futuro garantire la biodiversità, la difesa delle specie autoctone, ma anche la soddisfazione di chi ha la passione di andare a pesca. Grazie, prego consigliere per la replica. Grazie assessore. Parzialmente soddisfatto per due motivi. Innanzitutto perché a mio modo di vedere i 60 quintali che sono stati riversati nei fiumi umbri sono stati non ben distribuiti. Capisco il fatto che si siano riversati nel fiume Nera e nei fiumi della Valnerina, e capisco anche il significato e il segnale che si è voluto dare per quanto riguarda anche il ritorno in quei territori da parte dei pescatori e da parte anche di un indotto turistico. Capisco meno perché si è fatto fuori un fiume come il Chiascio, ripeto, e come l'Assino, dove i pescatori giustamente non devono considerarsi di serie B. Le dico anche che nella regione Marche si è fatto un progetto importante che si chiama Life più Trota, che ha avuto come centro il comune di Cantiano, dove è nato un incubatore dove vengono coltivate le trote e vengono anche messe in visibilità da parte di scolaresche e da parte anche di turisti che vanno in quei luoghi. Quindi da questo punto di vista la invito a lavorare anche per questo progetto che il comune di Scheggia sta portando avanti, che io ho suggerito al sindaco di mettere all'interno del progetto Aree Interne.
interne, perché questa è una filosofia anche del progetto Aree Interne. E la invito anche per il 2018 assolutamente a far sì che questo territorio possa nuovamente avere la possibilità di un ripopolamento decente, magari anche di una ripulitura delle sponde, in particolare nella zona di Branca, che per lungo tempo è stata anche campo di gara proprio per la pesca alla trota. Grazie. Grazie. Assunzione da parte del Consorzio Scuola Umbra di amministrazione pubblica di un consigliere comunale di Perugia. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Risponde l'assessore Bartolini. Prego, consigliere Nevi. Grazie Presidente, ma è un caso che è uscito già sulle cronache nei giorni passati. Come tutti sappiamo, diciamo, la Regione Umbria con la legge regionale numero 24 del 2008 ha costituito la Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione per favorire la formazione e l'innovazione dei quali strumenti per il miglioramento della qualità della pubblica amministrazione, che a questo consorzio, come tutti sanno, fa parte oltre alla regione, la provincia di Perugia e di Terni, il comune di Perugia e di Terni e le università degli studi di Perugia per gli stranieri, il CAL, l'Istituto Zooprofilattico e così via, l'ARPA, l'ADIS, eccetera. Considerando che tra gli enti pubblici consorziati è appunto il Comune di Perugia, con una quota pari, mi sembra, da quello che leggo dal sito istituzionale, pari al 15%, visto che da quanto risulta dalla consultazione del sito internet della Scuola Umbra è stato assunto il consigliere comunale di Perugia, attualmente in carica, dottor Leonardo Miccioni, aderente al gruppo consigliare del PD, si interroga la Giunta regionale per sapere se corrisponda questa al vero e, in caso affermativo, con quale tipo di contratto è stato assunto e con quale modalità è stato assunto il consigliere comunale, se è stata indetta quindi una procedura di selezione e per quanto tempo è stata aperta questa procedura di selezione, perché sappiamo, assessore, bene come in genere funzionano queste cose, e eventualmente se la Presidente Marini, e quindi se la Giunta regionale, ritiene opportuno che un consigliere comunale in carica, per giunta dello stesso partito di maggioranza della Regione, sia assunto in una società partecipata della Regione stessa. So già che non c'è una illegittimità dell'atto, io infatti nella mia interrogazione parlo di opportunità e spero che la risposta dell'assessore sia esaustiva, perché io penso che abbiamo la necessità di far cessare, consigliere Tempo, di far cessare, finisco, questo brutto vizio di utilizzare società partecipate in modo un po' particolare. Grazie. Prego, assessore Bartolini. Consigliere Nevi, non capisco queste ultime sue affermazioni, che dovrebbero non essere buttate così. Io mi limito solo a dire questo. Nell'istruttoria mi è stato allegato un parere del segretario generale del Comune di Perugia, che è organo fiduciario del sindaco della Giunta di Perugia, che notoriamente è una giunta di centrodestra, e precisamente è stata fatta questa missiva al Presidente del Consiglio Comunale, che analogamente fa parte di una compagine a lei vicina. Ora, il segretario comunale, a seguito di richiesta di parere, perché come sa lei non lo ha detto, ha fatto solo cenno, la questione è nata all'interno del Comune di Perugia con una mozione della consigliera 5 Stelle Rosetti. Sulla questione è stato investito il Comune di Perugia e sono stati, appunto dalle carte che mi sono state date, attivate tutte le procedure per valutare la legittimità. Da quanto riferisce il segretario generale del Comune di Perugia, esiste questa questione della carta di Pisa, che è stata approvata dal Consiglio Comunale, che dà delle regole etiche, non giuridica. La carta di Pisa non ha alcun valore giuridico,
su quale debba essere il comportamento dell'amministratore locale. È chiaro che nel momento in cui il Consiglio Comunale l'ha recepito diventa un parametro di orientamento dell'attività del Consiglio Comunale. Ora, poi, tanto la conosce anche lei perché ci siamo parlati, comunque gliela consegnerò, in questo parere si dice che la procedura è del tutto legittima, che dato che il consigliere comunale in questione ha partecipato a una procedura per un conferimento di un incarico non c'erano motivi per escluderlo e che quindi in conseguenza la procedura, l'incarico è conforme alla carta di Pisa che ribadisco non dà delle regole giuridiche ma dà delle regole etiche e quindi questo tipo di incarico non rientra da quelli che sono eticamente riprovevoli. Grazie, prego consigliere Nevi. Ma immaginavo che l'assessore cadesse in questa affermazione, perché so bene, l'avevo premesso, che siamo nel campo della legittimità, però non mi ha risposto su quale tipo di contratto, su quale procedura è stata indetta e per quanto tempo è stata indetta, che sono cose che penso la pubblica opinione dovrebbe sapere. E quindi sull'opportunità invece abbiamo avuto una risposta e quindi su questo sono soddisfatto, cioè che per la giunta regionale questo è opportuno. E quindi, no, per il Comune di Perugia è una cosa diversa. L'atteggiamento del Comune di Perugia è stato correttissimo, infatti è stato richiesto se era legittimo oppure no, ai sensi anche della Carta di Pisa, e quindi questo è un altro discorso. Qui stiamo parlando di una società partecipata con una procedura che non sappiamo qual è stata. Quindi la invito, Assessore, a farmi sapere, visto che non ha risposto, con quale tipo di procedura. Sì, grazie. Con quale tipo di procedura è stato fatto il concorso e come poi è stato proceduto al pescaggio, diciamo così, del curriculum del consigliere. Grazie. Grazie. Torniamo adesso all'oggetto 83. A presentare l'interrogazione è il consigliere Mancini, rivolge la sua interrogazione all'assessore Barberini. Oneri riguardanti le prestazioni sanitarie erogate dalle aziende sanitarie umbre a favore degli stranieri temporaneamente presenti. Informazioni della Giunta regionale circa il relativo ammontare e il relativo rimborso. Prego, vicepresidente Mancini. Grazie, presidente. Insieme al collega Fiorini siamo a domandare all'assessore in pratica i movimenti finanziari collegati all'assistenza ai cittadini stranieri temporaneamente presenti nel territorio nazionale, perché esistono obblighi di legge per quanto riguarda la copertura finanziaria che è in capo alla Regione o al Ministero dell'Interno. Testualmente, ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono assicurati nei presidi pubblici e accreditati le cure ambulatoriali, la tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane, come ovviamente giusto che sia, la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione dei diritti del fanciullo del 20 novembre del 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge del 27 maggio del 91. Le vaccinazioni, un punto importante a cui giustamente queste persone devono essere sottoposte, secondo le normative dell'ambito di interventi di campagna di prevenzione collettiva autorizzati dalle singole regioni, gli interventi di profilassi internazionali e così via. In pratica tutto questo viene eseguito dal Servizio Sanitario Regionale in ottemperanza all'accordo in base all'articolo 4 del Decreto Legislativo del 28 agosto del 97, numero 81, un articolo e una legge ben lontana dalle emergenze che stiamo vivendo in ogni singola regione, ma in generale in tutta Italia. Una legge quindi molto fatta bene, molto attenta, molto seria, che secondo noi merita ulteriormente chiarezza. In questa legge veniva sancito praticamente un accordo tra Governo e Regione e le province autonome di Trento e di Bolzano. Su questo documento venivano indicate le indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alle popolazioni straniera da parte delle regioni e delle province autonome.
Vicepresidente, tempo. Ho terminato. Nel predetto accordo è previsto perché per gli stranieri temporaneamente presenti, ovvero sia per gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea senza permesso di soggiorno, gli oneri per le prestazioni sanitarie essenziali erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico delle ASL territorialmente competenti. Invece al Ministero dell'Interno il rimborso relativo all'onere delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia o infortunio. Vicepresidente, devo togliere la parola. Adesso interroghiamo la Giunta regionale per conoscere a quanto ammontino gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie erogate dalle aziende regionali, dalle nostre quindi, a favore degli stranieri e se è stata fatta richiesta di rimborso al Ministero degli Interni. Grazie Presidente. Prego, Assessore Barberini. Sì, la materia è disciplinata da due diverse fonti legislative. La prima è il decreto legislativo 286 del 98, all'articolo 35 disciplina esattamente le attività che vengono garantite utilizzando il Fondo Sanitario Nazionale, in particolare la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni secondo la normativa nazionale e regionale, gli interventi di profilassi internazionale e anche la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive e tutte le iniziative necessarie per effettuare interventi di bonifica. A favore di questo tipo di iniziative sono accantonate dal Fondo Sanitario Nazionale per tutte le regioni un importo complessivo di circa 30,99 milioni di euro, importo che è stato pro quota riversato alla Regione Umbria per circa il 3% e quindi per l'ammontare complessivo di 1.075.710 nell'anno 2016. Questo è per le somme che ci sono entrate per fare quel tipo di attività, le 5 attività previste dall'articolo 35. Altre prestazioni, le prestazioni ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, risultano invece, come dice giustamente nella interrogazione, vengono poste a carico del Ministero dell'Interno. Nel 2016 le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere della nostra regione hanno richiesto, hanno effettuato interventi a favore di cittadini stranieri indigenti per un ammontare complessivo di 676.198 euro. A questa cifra non è ancora, non è inserito, non è incluso gli interventi dell'azienda ospedaliera di Terni del terzo e del quarto trimestre del 2016, in quanto l'attività amministrativa di rendicontazione è tuttora in corso. Tutte queste somme sono state già fatturate e addebitate al Ministero dell'Interno, che ha provveduto già a effettuare pagamenti alla data odierna per circa 460.000 euro. Il resto è nei tempi ordinari di liquidazione delle fatture. Sulla materia comunque sono in corso di emanazione indicazioni ministeriali per definire più adeguatamente il riassetto delle competenze tra Ministero della Salute e Ministero dell'Interno. Nella sostanza comunque le risorse finanziarie che sono state utilizzate per questo tipo di trattamenti sono state ampiamente recuperate attraverso le due forme di alimentazione di risorse finanziarie. Grazie Assessore, prego Vicepresidente per la replica. Grazie Presidente, mi dichiaro soddisfatto Assessore Barberini per la sua puntuale e quantomeno specifica determinazione enucleando anche le cifre che evidenziano l'attenzione contabile e la invito a perseverare in quello che sono ovviamente tutela dei diritti dei cittadini umbri senza ovviamente incidere sull'altrettanto diritto alla salute che al di là di chi è immigrato non regolare ne abbia a tutti gli effetti diritto. Grazie Presidente. Grazie, passiamo adesso all'oggetto 87, è un'interrogazione presentata dalla consigliera Casciari e rivolta all'assessore Bartolini, sostegno e implementazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliera. Sì, grazie. Grazie Presidente.
Allora, questa interrogazione è tesa un po' a far luce su quello che sono i nuovi percorsi di alternanza scuola-lavoro che, oltre che essere definiti ormai dal 2005, sono stati meglio normati dall'articolo 1 della legge 107 della buona scuola, che ha introdotto l'obbligo della formazione pratica negli ultimi 3 anni nelle scuole superiori, non solo nei tecnici e nei professionali per un ammontare di 400 ore, ma anche nei licei per 200 ore. E questo sicuramente ha portato una rivoluzione positiva, quindi un investimento sia nel curriculum dello studente che potrà meglio orientarsi una volta uscito dai percorsi di istruzione, ma anche sicuramente un investimento per l'azienda. Sono usciti i dati del MIUR sul appunto il primo anno di alternanza scuola-lavoro e i dati sono diciamo positivi in quanto il 95% delle scuole italiane hanno avviato percorsi di alternanza scuola-lavoro e anche in Umbria devo dire che siamo nella media nazionale con il 95,7% degli istituti scolastici in alternanza, un po' meno per le paritarie. E devo dire che anche la giunta regionale per favorire l'alternanza scuola-lavoro, soprattutto nei percorsi liceali che non erano diciamo così abituati a uno scambio con il mondo della pubblica amministrazione e delle imprese, appunto nel 2016 ha approvato un avviso sperimentale prevedendo appunto un accordo quadro per la diffusione e l'implementazione di buone pratiche in alternanza scuola-lavoro tra l'ufficio scolastico regionale, la regione, l'università, Confindustria, rivolto ai licei ubicati nelle due province, mettendo a disposizione 290 posti. Purtroppo solo il 20% dei licei italiani ha avviato, questo sempre nell'ultima report, ha avviato percorsi di alternanza scuola-lavoro e anche in Umbria 13 Tempo, licei consigliere. Hanno fatto richiesta. Tra l'altro mi risulta che anche non tutte neanche appunto le ASL per esempio hanno dato disponibilità, una su due ha dato disponibilità ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. Sono state 3.816 le strutture ospitanti, tra cui devo dire il 65% le imprese, il 16% studi professionali, l'1% le scuole, 1,6% pubblica amministrazione. Visto che l'alternanza scuola-lavoro diventerà un requisito d'ammissione alla maternità, quindi sarà indispensabile per questi ragazzi avviarsi a questi percorsi, chiedo alla Giunta quali siano le azioni che vorrà intraprendere per implementare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e se ci sono dei territori che sono in maggiore difficoltà a percorrere questa strada. Grazie. Prego, Assessore Bartolini. Il tema dell'alternanza scuola-lavoro è un tema che tra l'altro è stato, grazie all'iniziativa dell'Assemblea Legislativa della sua Presidente, anche discusso in un importante convegno la scorsa settimana, che ha comportato un ulteriore arricchimento al dibattito. Questa è una delle testimonianze di quello che si sta facendo nella nostra Regione. Sia la Giunta, io penso anche l'Assemblea, crede molto in questa iniziativa, è un punto di svolta, perché cambia il modo di affrontare il tema del rapporto tra scuola e lavoro. Tra l'altro un po' anche una tematica che affronteremo tra poco nell'approvazione della legge Arisu che si ispira a questo modello. Per quanto riguarda più specificatamente le iniziative intraprese dalla Regione, oltre al protocollo con l'Ufficio Scolastico Regionale e Confindustria che sta andando avanti, c'è un tavolo aperto, c'è un protocollo con Bosch e abbiamo indetto l'anno scorso, ma intendiamo rifarlo anche quest'anno, abbiamo messo a disposizione 277 posti di enti pubblici del sistema regionale, dalla Regione, agenzie e soprattutto sono state molto coinvolte le aziende sanitarie locali. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Sì, grazie Assessore. Bene, ritengo opportuno anche in qualche modo che la Giunta pensi ad incentivare le imprese che si mettono a disposizione delle scuole, magari con un riconoscimento di impresa socialmente responsabile e pensare anche a un osservatorio regionale per valutare la qualità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 88.
Qui abbiamo un'interrogazione presentata dai consiglieri Carbonari e Liberati e rivolta all'assessore Chianella. Grave crisi finanziaria di Umbria TPL Mobilità SPA, ipotesi di creazione di un'apposita agenzia unica regionale per la mobilità, evidenti rischi finanziari per la Regione Umbria, pericolo di chiusura dell'intera tratta ferroviaria San Sepolcro-Perugia, Perugia Terni della ex FCU, informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliera Carbonari. Grazie Presidente. Dunque, la nostra interrogazione nasce da, diciamo, due filoni in particolare, quello della situazione delle manutenzioni di Umbria Mobilità e quello della tratta ex FCU, la chiusura, diciamo, quale sarà la situazione, la futuro, quello che cosa volete fare in futuro su questa tratta. Dunque, parlando di Umbria Mobilità, la Giunta ci risulta che starebbe valutando l'ipotesi di creare l'Agenzia Unica Regionale per la Mobilità, in attuazione della legge regionale numero 9 del 2015. Ora, tenuto conto, come sappiamo tutti, che la situazione di Umbria Mobilità è drammatica, no? Anche se sono dati abbastanza storici, perché parliamo del 2014, nonostante da tempo si dice che si riunirà l'assemblea per l'approvazione del bilancio, ancora non c'è stata approvazione del bilancio 2015. I debiti sono moltissimi, gli impegni assunti sono moltissimi, e allora la situazione è che da due anni, appunto, il bilancio di esercizio non viene depositato e nessuno di noi è in grado di capire qual è la situazione vera di questa società. Detto ciò, poiché nella riunione del 16 di febbraio, nell'audizione, il dottor Caporizzi ha sostenuto che per lunghi anni, nel periodo precedente il suo incarico, le somme erogate a titolo di manutenzione della ex FCU non trovano per intero corrispondenza in rendicontazione di lavori, somme che quindi non potevano essere destinate ad altre finalità, chiaramente, no? Ora, quindi, la situazione è, quindi, sembrerebbe essere al collasso. Quello che noi vogliamo sapere è, la prima cosa, vantaggi e svantaggi e i rischi per la Regione della trasformazione di Umbria Mobilità in agenzia. Seconda, la chiusura del tratto attuale della ex FCU non sarà mica l'anticamera della chiusura dell'intera tratta? Grazie. Prego, assessore Chianella. Grazie. Intanto, Presidente, invito le persone che sostano sul corridoio a spostarsi e a rendere l'aula, per favore, agibile. Grazie. Grazie Presidente, grazie consigliere. Allora, la grave crisi finanziaria che ha interessato in generale il settore del trasporto pubblico locale in Italia ovviamente non ha risparmiato la nostra regione, una regione caratterizzata principalmente da aree a domanda debole del trasporto pubblico, e con essa quindi la Regione e i trasporti, il sistema, ha avuto una grande ripercussione, una forte ripercussione sui gestori sia dell'infrastruttura che dei servizi. La situazione di Umbria Mobilità, nota come lei scrive nella sua interpellanza, ancorché critica, è andata però nel corso degli anni assolutamente migliorando, tra virgolette, e ho modo di pensare che anche con l'approvazione del bilancio 2015 quei numeri che lei citava sicuramente miglioreranno ancora. Quindi questo è quanto ci risulta. I bilanci vengono pubblicati sul sito istituzionale nel rispetto, appunto, della normativa vigente. Nello specifico, il bilancio di esercizio 2015 non è stato pubblicato, appunto, perché non ancora approvato dall'Assemblea dei soci. La stessa Assemblea, convocata nel corso del 2016 dall'organo amministrativo della società, è stata rinviata per volontà dei soci stessi, al fine di consentirne approfondimenti di propria competenza, soprattutto sul tema della governance e anche su questo tema dell'agenzia. Posso però dire che, a notizie assunte, nella prima decade di aprile è stato convocato il Consiglio giovedì prossimo, e quindi nella prima decade di aprile si dovrebbe tenere l'Assemblea dei soci. È necessario precisare, perché non è esattamente evidente nella sua interpellanza, che la gestione dei servizi è in capo a un'altra società, Bus Italia, quindi, che gestisce, appunto, l'esercizio sulla base di contratti di servizio sulla stessa infrastruttura FCU. I disagi agli utenti sono stati determinati, oltre che dall'interruzione della Umberti di Città di Castello, è noto dalle cronache, anche dall'entrata in vigore, dobbiamo dirlo, del decreto del 5 agosto 2016, che ha inserito la nostra infrastruttura tra quelle interconnesse
con l'obbligo di rispondere dal punto di vista della sicurezza standard previsti per Trenitalia. Successivamente ha imposto la riduzione della velocità a un massimo di 70 km orari, questo in Umbria e in tutte le altre regioni d'Italia. Quindi l'Agenzia Nazionale, che si è sostituita all'USTIF, ha imposto queste modalità, diciamo così, di percorrenza, di percorso sulle nostre infrastrutture. Mentre l'interruzione Ponte San Giovanni Sant'Anna è dovuta alla realizzazione di opere che erano ferme da anni, circa 19 milioni, e la realizzazione dell'opera permetterà di avere l'elettrificazione che in questa tratta, una tratta di circa 5 km, non era stata realizzata. Credo quindi che non sia possibile rinviare interventi, soprattutto là dove ci sono risorse Assessore disponibili. Tempo. Vado velocemente. Riguardo poi all'organizzazione dei servizi, che noi abbiamo concordato anche con i comitati dei pendolari, servizi sostitutivi barra aggiuntivi rispetto alla tratta nord, diciamo così, della FCU, noi abbiamo fatto una sperimentazione di un paio di settimane, sicuramente la situazione si sta sistemando. Abbiamo in programma una nuova riunione con i pendolari per concordare ancora meglio, diciamo, laddove se ne ravvisi necessità, questi servizi. Chiudo dicendo questo, che per quanto riguarda la domanda appunto della consigliera, che se corrisponde appunto a vero l'ipotesi di agenzia, ripeto che la stessa decisione è in mano all'Assemblea dei Soci, che valuterà in base alle condizioni date, in base alle condizioni più generali della società, perché la legge 9 del 2015 recita appunto che la Regione, le province e i comuni possono avvalersi dell'agenzia. Grazie. Prego, per la replica il consigliere Liberati. Sì. Dunque, solo per dire che al 2014 c'erano 122 milioni di debiti e rischi assunti per 208 milioni e un valore negativo di produzione per 25 milioni. Lei dice, Assessore, che è andata migliorando la situazione, ma questo lo sapete solo voi, perché i bilanci non sono pubblicati conculcando la legge. Non credo che questo sia un modo giusto di fare, ma lo ius appunto in Umbria è qualcosa che ormai da tempo è sotto pressione. È il trionfo della gomma, perché se l'area ha domanda debole è perché naturalmente non si è investito sul ferro, e quando si è investito non si sa dove sono stati messi i soldi, perché appunto il dottor Caporizzi ha detto che la rendicontazione 2001-2009 non c'è. Allora, purtroppo ci è capitato lei in questo grandissimo casino, perché così va chiamato, però ci capitano soprattutto i pendolari e le risposte non arrivano. Il rischio di chiusura dell'intera tratta è pressoché imminente, ma non viene detto. Allora, in spirito di verità, è ora che la diciate tutta, così almeno ci attrezziamo, così i pendolari sanno cosa fare. Grazie. Grazie. Passiamo adesso all'ultima question time all'ordine del giorno. Si tratta di una interrogazione presentata dalla consigliera Carbonari all'assessore Barberini. Eventuale modifica della normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture comunità e servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti in età minore. Garanzie per la tutela effettiva dei minori presenti e per prevenire una sanatoria alle strutture che abbiano commesso irregolarità in precedenza. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliera Carbonari. Grazie, Presidente. Dunque, facciamo riferimento con questa interrogazione al regolamento che in Umbria attualmente è vigente, secondo il quale le strutture che erogano prestazioni di carattere sanitario sono espressamente escluse dal regolamento vigente, appunto, qualsiasi intervento quindi sanitario in Umbria deve essere erogato esclusivamente tramite le aziende sanitarie regionali. Allora, considerato che negli ultimi mesi al centro, diciamo, delle cronache locali è finita una cooperativa che in realtà stava facendo trattamenti sanitari non autorizzati nella nostra regione, benché appunto riceveva ospiti da altre regioni, considerato però che secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che ci sia in lavorazione un regolamento che appunto consenta che ci sia una modifica del regolamento che consenta a queste strutture di operare in questo territorio. Ora, noi vogliamo sapere dall'assessore, dalla Giunta e dall'assessore,
se effettivamente questo regolamento è in lavorazione, ma soprattutto che non in qualche modo non costituisca una diciamo sanatoria da un certo punto di vista per chi finora ha operato male, e soprattutto nessuno in 4 anni fino ad ora se n'è accorto. Grazie. Grazie, prego Assessore Barberini. Sì, la normativa attuale nella nostra regione è disciplinata da 2 regolamenti distinti. Il regolamento numero 2 del 2000, che ha per oggetto la disciplina delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie. Accanto a questo abbiamo il regolamento 8 del 2005, che riguarda invece la disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti in età minore. Nella sostanza abbiamo 2 differenti regolamenti. Uno, il primo, strutture sanitarie, la cui autorizzazione è in capo alla Regione. Il regolamento 8 attiene alle funzioni più propriamente sociali e in capo ovviamente ai comuni e alle zone sociali. Alla luce delle modifiche che via via sono state introdotte nel testo unico, nella legge testo unico 11, sanità e sociale, si ritiene di dover intervenire nella modifica di entrambi i regolamenti. In particolare l'articolo 2 sarà modificato anche alla luce di un emendamento approvato proprio in quest'Aula sul meccanismo delle autorizzazioni, per andare incontro a quelle esigenze di semplificazione per strutture di tipo medico che richiedono una bassa attenzione, una soglia più limitata, quindi si arriva a una sorta di differenziazione. Altro aspetto invece è la questione degli interventi in materia di strutture residenziali destinate all'accoglienza dei minorenni, con particolare riferimento alla classificazione di strutture residenziali a valenza terapeutica e terapeutica per il trattamento delle problematiche di salute mentale e delle dipendenze. È un tema che ci siamo sentiti di affrontare, un tema perché siamo una delle poche regioni che non ha disciplinato questa particolare materia. Non a caso abbiamo approvato, e quindi non c'è nulla di segreto, ma direi molto trasparente, con una delibera di giunta regionale, la 1240 del 2016, una sorta di preadozione, anzi una preadozione di questo regolamento per renderlo il più possibile partecipato e diffuso. L'impostazione di questo regolamento è una tutela del minore, promuovendo stabile integrazione operativa interistituzionale nella considerazione della residenzialità e semiresidenzialità terapeutica nei confronti del minore. Nella sostanza, riteniamo che in queste strutture il minore può essere ospitato, ma per un periodo molto limitato nel tempo. È un percorso che ha visto intervenire la struttura sanitaria e le strutture sociali, è un percorso che approderà in aula con un regolamento che sarà approvato. Ma come lei ben sa, consigliera, i regolamenti per essere approvati hanno un iter piuttosto lungo. Quindi la Giunta lo preadotta, una volta che viene Assessore adottato tempo. C'è richiesta, è un tema un po' discusso, quindi su questa materia possiamo affrontare, spendere un minuto in più. Al regolamento si esprimerà il CAL e se sarà sentita la terza commissione consiliare competente, poi ci sarà la definitiva approvazione. Ma come è noto, i regolamenti non hanno efficacia retroattiva, valgono esclusivamente per il futuro, quindi questo regolamento disciplinerà e colmerà un vuoto solo ed esclusivamente per il futuro. Per chiudere la questione, non sono né saranno previsti, quindi pertanto, forme di sanatoria di situazioni pregresse, facendo rilevare che per quanto attiene al caso di specie lamentato nella interrogazione, non esiste alcuna autorizzazione, né è mai esistita alcuna autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, né quel tipo di struttura è stata mai accreditata per svolgere quell'attività.
ancor di più, non è mai stata presentata alcuna istanza di autorizzazione per questo tipo di strutture finalizzata all'esercizio di attività sanitarie. Per quanto riguarda nella sostanza, assessore, l'attività sanitaria, quel tipo di attività non si doveva svolgere perché non si poteva svolgere. Grazie, prego consigliera, nei tempi perché abbiamo già sforato, grazie. Sì. Allora, guardi, personalmente la vicenda mi sembra un po' strana, voi come regione sapevate da anni, perché i comuni lo segnalavano da anni che in quelle comunità si stava svolgendo un'attività che non era consentita dalla nostra regione. È vero che voi non inviavate, questi sono gli atti, è vero che voi non inviavate ospiti, ma comunque ve lo segnalavano. Detto questo, mi pare alquanto... non lo so, mi sembra un po' il paese dei balocchi, no? Perché tanto bene questa comunità ha operato, ha guadagnato fior di quattrini, senza forse qualcuno dovrà analizzare e pagare le tasse, ma io dico figli, mariti, sorelle e tutto il resto. Ora, a me sembra che comunque... nei fatti, certo, loro non potranno operare, ma in 4 e 48 si costituisce una nuova società e si continuerà a fare quello che si è sempre fatto, non so con quali coperture politiche, poiché da anni questi continuano a operare come vogliono nella nostra regione, come vogliono, a guadagnare soldi sulle spalle dei più deboli, e questa cosa non mi va giù e non mi andrà giù da qui fin quando non si chiuderà. Grazie. Allora, abbiamo concluso la sessione del Question Time. Grazie.